Buon pomeriggio e bentrovati a questa prima edizione del TG6. In apertura la politica regionale. Salvaguardiamo il futuro dell'Abruzzo e questo è il titolo scelto per la conferenza stampa di questa mattina, tenuta dai consiglieri regionali di Forza Italia che hanno criticato le azioni della Giunta d'Alfonso in materia di opere pubbliche, ma anche sulle questioni che riguardano la presunta incompatibilità del presidente della regione una volta assunta la carica di senatore. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Sono 4 mesi che non c'è più consiglio regionale, sono 4 mesi che vengono assunte delle delibere in giunta che sono atti che non hanno alcun valore, dove 3 assessori regolarmente non si presentano, ma soprattutto siamo allarmati di ciò che si sta prospettando all'orizzonte, cioè quello che oggi abbiamo definito il muoio d'Alfonso con tutti i filistei, cioè si stanno predisponendo una serie di azioni che danneggeranno il nuovo governo regionale che nascerà con una programmazione già scritta e soprattutto nascerà con dei dirigenti di altra parte politica che hanno degli incarichi prettamente fiduciari e quindi tutto questo scatenerà una serie di azioni di contenzioso che chiaramente bloccheranno quel nuovo governo regionale e questo noi non lo vogliamo e quindi prima che inizi questo contenzioso lo iniziamo prima noi perché chiederemo da subito l'intervento della Corte dei Conti su ciò che si sta facendo e si sta dicendo che gli strumenti contabili che non ci sono, che non vengono ancora approvati nonostante le 1000 promesse, siano approvati non dalla Giunta, ma così come prevede l'articolo 62 dello Statuto, devono essere approvati dal Consiglio regionale. Lui deve portare, chi governa deve portare quello strumento in Consiglio regionale, non alla maggioranza e quindi dice che basta la delibera di Giunta. È una falsità enorme che contestiamo e che credo che la Corte dei Conti contesterà. Ancora più grave è ciò che si sta facendo sulla programmazione futura, su questo famoso master plan che sta diventando oggetto quotidiano di conferenze, di firme, di sottoscrizioni, di sceneggiate, senza avere un euro in tasca. I soldi possono arrivare oggi, ma possono arrivare anche nel 2023, perché la programmazione è sempre 2020 più N3, quindi nel 2023. E oggi i sindaci, gli amministratori di sindaci si stanno ribellando a questa farsa quotidiana che sta facendo D'Alfonso e la sua giunta. Per quanto riguarda il Consiglio regionale, è chiaro che se dovessimo arrivare all'estremo non vorremmo evitarlo, ma arriveremo anche a chiedere la sfiducia, ma è un passaggio molto, molto remoto perché siamo certi che prima dei famosi 100 giorni che lui dice arriverà, diciamo, il Senato che lo caccerà dalla Regione Abruzzo. Andiamo avanti adesso e ci spostiamo all'Aquila dove si avvicina l'anniversario del 6 aprile. E chiaramente si iniziano a mettere in calendario tutte le iniziative per il nono anniversario della tragedia del terremoto del 2009. La fiaccolata quest'anno non arriverà a Piazza Duomo, ma farà tappa prima a Piazzale Paoli per la deposizione di una corona. Soltanto in seguito si andrà in piazza per i 309 rintocchi a memoria delle vittime del terremoto. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Come ogni anno l'Aquila si prepara al nono anniversario del sisma del 6 aprile con diverse iniziative. L'appuntamento più importante come ogni anno sarà la fiaccolata che partirà alle 22:30 da via 20 settembre. Quest'anno, a differenza delle edizioni passate, l'arrivo non è stato fissato in Piazza Duomo ma alla Villa Comunale, intorno alle 23:30. La lettura dei nomi delle 309 vittime sarà preceduta da una serie di interventi sul tema del ricordo, terminati i quali è prevista la deposizione di una corona di fiori a Piazzale Paoli, futura sede del Piazzale della Memoria. Soltanto dopo questo appuntamento ci si sposterà a Piazza Duomo per i 309 rintocchi. Accanto ai paretti delle vittime del terremoto dell'Aquila sfileranno i familiari delle vittime di altri disastri, dal terremoto di San Giuliano di Puglia alla strage di Viareggio, dal crollo dell'hotel Rigopiano al terremoto di Amatrice. Ci sarà anche l'associazione dei genitori tarantini che lottano per difendere la salute dei bambini di Taranto. Ci sarà il patto per l'Abruzzo Resiliente, Comitato Scuole Sicure, l'associazione Noi Genitori di Tutti fondata dalle madri della Terra dei Fuochi e sarà presente il sindaco di Longarone, rappresentanza dei comuni distrutti dal disastro del Vajont.
associazioni che insieme formano la rete di comitati Noi Non Dimentichiamo, nata proprio all'Aquila per l'iniziativa del Comitato Familiari Vittime Casa dello Studente, per tenere vivo il ricordo di disastri accumulati da un unico tragico filo conduttore, la mancanza di prevenzione da parte dello Stato. I comitati si incontreranno anche nella giornata del 5 alle 15.30 all'Auditorium del Parco. Durante l'incontro si terrà anche la cerimonia di assegnazione del premio AVOS aprile 2009, un riconoscimento dato dall'Associazione Vittime Universitarie Sisma alle migliori tesi di laurea di tutta Italia incentrate sul tema della prevenzione sismica. E capissi che non stiamo più parlando, ti guardassi e non ti conoscessi più. Andiamo avanti adesso, voltiamo pagina, ci occupiamo dei temi dell'ambiente. Partiamo con una notizia di cronaca, una discarica abusiva nella quale erano stati tombati oltre 4.000 metri cubi di rifiuti prevalentemente provenienti dal settore edilizio miscelati a terra e rocce, è stata scoperta e sequestrata ad Ortona. Il provvedimento è stato convalidato dal GIP ed è stato eseguito dai carabinieri della Forestale Abruzzo e Molise. Nel terreno sono stati trovati anche numerosi contenitori imbrattati da sostanze pericolose come solventi e vernici. È stato inoltre accertato che la mole di rifiuti posta in un sito a forte pendenza ha reso instabile il versante con potenziali pericoli per l'incolumità pubblica. Il proprietario del terreno è stato denunciato per violazione del testo unico sull'ambiente. L'area infatti è vincolata dal punto di vista idrogeologico e paesaggistico. È sequestrata anche una macchina utilizzata per ammassare i rifiuti. Le indagini sono ancora in corso per individuare la provenienza degli scarti. E proseguiamo con i temi legati all'ambiente. Il coordinamento NOAB del Gas Abruzzo ha presentato la carovana NOAB del Gas, che coinvolgerà 4 regioni con eventi a partire da venerdì prossimo e fino al 15 di aprile, il tutto in vista della grande manifestazione No Snam di sabato 21 aprile in programma sul Mona. Intanto WWF e Legambiente chiedono ai parlamentari neoeletti di fare pressione sul governo in carica per gli affari correnti per rinviare la riunione di domani sull'iter autorizzativo della centrale di compressione del gas di Sulmona. Sentiamo. Parte la carovana NOAB del gas per contrastare il tentativo di fare dell'Abruzzo e dell'Adriatico un distretto minerario. Nell'iniziativa sono coinvolte 4 regioni, Abruzzo, Marche, Molise e Umbria, con eventi che iniziano il 6 di aprile per finire domenica 15 aprile. 2 le iniziative che si terranno il 6 di aprile a Termoli e il 7 a Norcia, a sottolineare il collegamento e la solidarietà tra le lotte contro i progetti minerari. Un disegno che il NOAB del gas definisce folle, tenendo conto che l'Italia è uno dei paesi al mondo con maggiori rischi ambientali, da quello sismico a quello idrogeologico. 3 i percorsi ideati da fare sia in bicicletta che a piedi, che toccheranno i centri interessati da vari progetti estrattivi di trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e convergeranno su Sulmona, dove il 15 aprile si terrà la festa finale di una carovana realizzata per preparare la manifestazione sempre a Sulmona in programma sabato 21 aprile. C'è un progetto per far diventare un distretto minerario non solo la nostra regione ma anche quelle limitrofe, l'intera Italia la vogliono trasformare in un hub del gas, cioè in una piattaforma logistica per fare import e export di idrocarburi verso il nord Europa. A loro rimarrebbero i profitti, a noi tutti i rischi. Ecco, per dire no a un progetto folle che pregiudicherebbe il futuro della nostra regione per decenni. E per quanto riguarda la centrale Snam di Sulmona, Legambiente e WWF chiedono formalmente a tutti i parlamentari neoeletti in Abruzzo di sollecitare il rinvio della riunione istruttoria sulla centrale, convocata per domani 4 di aprile dal Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Legambiente e WWF hanno dato mandato all'avvocato Francesco Paolo Febbo di predisporre un proprio ricorso al TAR contro il decreto autorizzativo della centrale e chiedono che la questione venga esaminata dal governo che verrà, il quale dovrà confrontarsi con le istituzioni locali a bocce ferme e non con un provvedimento portato avanti
davanti a dispetto di ogni logica. L'Abruzzo ha fatto delle scelte ben precise. Nel momento in cui ha cominciato a parlare di Regione Verde d'Europa, ha cominciato a parlare di un'economia diversa, di un'economia green, ha fatto delle scelte. Ci sono purtroppo delle sacche di resistenza legate a un'economia antica del secolo scorso, ma quello che conta è che i cittadini devono decidere il proprio futuro. Andiamo avanti, è polemica per il caro parcheggi a Pescara. Allo studio dell'assessore alla mobilità Giuliano Diodati alcune misure che possano ridurre i costi soprattutto per i residenti. Vediamo. Assessore Diodati, a Pescara da qualche ora si è tornati a parlare del costo elevato per parcheggiare soprattutto in centro città. L'amministrazione comunale sta studiando delle soluzioni per andare incontro ai cittadini e agli automobilisti. Sta studiando, dovremmo sederci un attimino a tavolino per valutare un attimino i pro e i contro. Io penso che noi in primo luogo come nostro obiettivo deve essere quello che i cittadini di Pescara da questa bella, sicuramente bellissima riqualificazione dell'area di risulta e quindi da questo parco centrale i cittadini di Pescara non debbano essere penalizzati. Insomma, non ritengo che sia un'operazione corretta, per cui insomma è giusto che la maggioranza tutta insomma faccia una riflessione per vedere se eventualmente è possibile modificare o modulare questo tipo di progetto del parco centrale, perché si potrebbero creare posti in numero maggiore rispetto a quelli che sono previsti, si potrebbe pensare in qualche maniera di favorire l'investimento privato stimolando qualche altra azione, insomma va valutato in maniera approfondita. C'è una notizia appena battuta dall'agenzia ANSA che riguarda un furto sventato in un supermercato ad Avezzano. A farlo è stato un atleta dell'Avezzano Rugby che ha rincorso e placcato il ladro che cercava di scappare e quindi ha recuperato la refurtiva, questo atleta sottratta ad un supermercato dove lavora. Come detto, il protagonista è un giocatore dell'Avezzano Rugby che durante le festività pasquali ha inseguito per oltre 100 metri un malintenzionato del posto che aveva occultato sotto la giacca dei generi alimentari e c'è stato un vero e proprio placcaggio in stile rugby appunto, e poi il ladro è stato bloccato ed è stato recuperato il bottino. Proseguiamo con il nostro telegiornale. Ci occupiamo di autismo, Abruzzo per l'autismo, settimana della consapevolezza dal 2 al 7 di aprile, con un calendario ricco di eventi per la raccolta fondi e con incontri organizzati dal Rotary Club Pescara Nord e da Feder Autismo Abruzzo, Fondazione Paolo VI, Fondazione Il Cireneo, Associazione Alba Onlus ed altre associazioni. C'è anche il patrocinio del Comune di Pescara. Abbiamo iniziato con il 2 aprile con Mi Illumino di Blu, che è la campagna lanciata dall'ANSA per illuminare tutti i monumenti delle città abruzzesi del colore dell'autismo, che è il blu. Poi si prosegue con seminari, convegni, anche uno spettacolo di induccio mercoledì sera, e poi ci sarà un concerto con Gabriele Naretto il 6 aprile all'Auditorium Flaiano. Questo è un ragazzo autistico, un musicista diplomato al conservatorio che l'anno scorso ha suonato in occasione del 2 aprile, nella giornata dell'autismo, con il presidente Mattarella al Quirinale. Presidente Sorge, tante iniziative organizzate in questa settimana, c'è ancora tanto da fare per combattere l'autismo? Sicuramente c'è tanto da fare, c'è da una parte la scienza che deve dare ancora tante risposte e dall'altra ci siamo noi che dobbiamo lottare per i servizi.
Sicuramente sì, c'è tanto da fare. Questa settimana cercheremo di ricentrare un po' il problema, cioè non parliamo di bambini con autismo, parliamo di persone con autismo, cioè di persone che diventano adulte, altrimenti ci fermiamo di fronte a quella tenerezza di cui non abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di risposte concrete. Quindi l'adulto ha necessità in questo momento urgente che venga preso in carico con tutti i servizi necessari. Questa è una carenza importante, probabilmente non solo in Abruzzo, ma noi siamo qui perché essere gli ultimi potremmo anche essere i primi, e quindi queste risposte verranno fortemente sollecitate. Fondamentale è anche il lavoro che fanno le associazioni, le fondazioni sul campo giorno dopo giorno, come la Fondazione Paolo VI. Sì, la Fondazione Paolo VI è da anni che si dedica alla cura delle persone con l'autismo, però in questo momento abbiamo sentito importante la necessità di unirci, di federarci, perché insieme troveremo quella capacità e quella forza per chiedere, per presentare delle istanze alle istituzioni e pretendere delle risposte che possano salvaguardare quella che è la cura, quella che è la terapia adatta per ogni soggetto. Importante è sensibilizzare la cittadinanza sui problemi delle persone affette da autismo e sul fatto che bisogna fare ancora tanto per queste persone. Ma è un problema abbastanza profondo, perché oggi siamo arrivati addirittura ad un caso ogni 100, ogni 60 negli Stati Uniti, quindi è un problema abbastanza importante che non ha una risoluzione immediata, quindi sensibilizzare le istituzioni soprattutto nella ricerca e nel mettere a disposizione le strutture che oggi sono necessarie per i bambini e per i soggetti autistici. E adesso andiamo a vedere un convegno che si è svolto a Pescara sull'uso degli aminoacidi per combattere i tumori. Andiamo ad ascoltare l'intervista a Francesco Saverio Dioguardi, che è uno scienziato milanese, uno dei maggiori studiosi di questo settore, intervistato da Paolo Sinibaldi. Con il professor Dioguardi l'hanno chiamata una rivoluzione copernicana, cioè una nuova metodologia nell'approccio anche alla cura dei pazienti. Allora, noi oggi parleremo di un aspetto comune a moltissime malattie, se non a tutte le malattie, che è l'aspetto del sovraccarico del metabolismo indotto dalla malattia di cuore, del rene, dal cancro. Aminoacidi essenziali e aminoacidi non essenziali, tutto o molto sta nella miscela. Assolutamente, questo è il messaggio che sta venendo fuori dalla ricerca avanzata, ovvero nelle proteine che noi introduciamo tutti i giorni il rapporto tra essenziali e non essenziali è tutto a vantaggio quantitativo dei non essenziali. E quello che stiamo scoprendo modificando questo rapporto, vale a dire aumentando la quantità degli essenziali rispetto ai non essenziali, è che il numero di benefici che se ne possono trarre è enorme. Per esempio, uno dei dati più importanti, fra altre cose l'Università di Camerino e l'Università dell'Aquila sono state quelle che le hanno tirati fuori, è che se il cancro viene nutrito con gli aminoacidi essenziali, in 96 ore le cellule neoplastiche si suicidano. Capisce che le implicazioni, siamo all'inizio di una lunga strada, ma le implicazioni sono straordinarie. Possiamo capire qualche cosa che finora non era stato compreso, neanche intuito. Ma gli aminoacidi essenziali non sempre sono presenti nei cibi che assumiamo. Questo è il problema, e questo è un problema drammatico, perché la deduzione che è obbligatorio fare è che quindi quello che la natura ci mette a disposizione non ci fa poi così bene. In realtà la natura cerca di ridurre il numero dei grandi predatori, quelli che mangiano tanto, e uno dei meccanismi coi quali la natura ci uccide abbiamo scoperto essere proprio i non essenziali. Tu mangi tante proteine, mangi tanti i non essenziali ci fanno male. Adesso passiamo allo sport, iniziamo dalla Serie B del Pescara, oggi doppia seduta per il Delfino che prepara la trasferta di Palermo. Il neo allenatore Beppe Pillon ieri
ha diretto il primo allenamento cercando di spronare la squadra. Certo, l'abbandono della difesa a 3 usata da Epifani, il Pescara tornerà alla difesa a 4 ed il tecnico trevigiano si dimostra fiducioso circa l'ottenimento del traguardo salvezza. Sentiamo Andrea Costantini. È iniziata ieri l'era di Beppi Pillon a Pescara. Il tecnico trevigiano di Preganziol ha diretto la prima seduta, scegliendo peraltro il campo in erba adiacente alla palestra e non quello in sintetico usato dai predecessori Zeman ed Epifani. A Pillon dunque il compito di invertire una rotta che sta pericolosamente avvicinando il Delfino alla zona play-out. In questi casi, si sa, la prima cosa è rigenerare la testa del gruppo. Pillon è stato chiaro e in più di una circostanza ha gridato ai suoi: quando andiamo a recuperare il pallone dobbiamo essere come cani che mordono. Messaggio inequivocabile. L'aspetto temperamentale prima di tutto, soprattutto per una squadra come il Pescara che deve cambiare l'obiettivo, che è ora la salvezza, da centrare in un clima di generale pessimismo che sarà uno dei principali fattori che il neotecnico dovrà superare. Ovviamente non è mancata la parte tattica. Dalle prime indicazioni è chiaro che Pillon metterà da parte la difesa a 3 usata da Epifani nelle ultime 4 gare. Si torna alla difesa a 4 con un centrocampo che resterà coi 3 interni, un regista e 2 mezzali. Come confermato ai nostri microfoni, Pillon studierà come sistemare l'attacco, se a 3 o 2 trequartisti più una punta o un trequartista più 2 punte. Ma vediamo, adesso ho la possibilità di scegliere, vediamo, lavorerò su 2 aspetti e vediamo qual è la cosa migliore. Pur sconfitto nel recupero di Parma, il Palermo al Barbera è un osso durissimo, ma Pillon non si fascia la testa, anzi. È una squadra da vertice che chiaramente è lì, non a caso, insomma, mi sembra seconda adesso, perciò sarà un compito difficile, ma dobbiamo da lì senza paura giocarci la nostra partita, perché abbiamo anche le qualità per mettere in difficoltà. Più in generale, Pillon guarda con fiducia al raggiungimento dell'obiettivo salvezza. Sono molto fiducioso perché conosco grossa parte dei giocatori che sono qui e sono sicuro che sono dei giocatori che ci daranno delle soddisfazioni, anche perché, anche se in questo momento è un momento critico, ma sono sicuro che ci tireremo fuori. Con calma, con pazienza, con tranquillità, lavorando, ci tireremo fuori sicuramente. E l'abbiamo già sentito nel servizio di Andrea Costantini. Nel recupero di ieri sera, il Palermo, che è il prossimo avversario del Pescara, è stato sconfitto 3-2 dal Parma, restando così al terzo posto. Questa mattina è esplosa la rabbia del patron rosanero Maurizio Zamparini, fortemente contrariato dalla direzione arbitrale. Queste le parole pronunciate al telefono al sito ufficiale del club siciliano. Ma una partita che temevo molto per quello che è successo. Lo temevo molto per l'arbitraggio e perché sono cose che succedono sempre col Parma e con Pedino. Se andate a vedere l'anno scorso per l'accesso alla Serie B, alle partite per andare in Serie B, la partita Pordenone-Parma, vedete lo stesso film che è successo nella partita di ieri sera. Per cui quando un arbitro fa un errore, è un errore. Quando uno ne fa 1, 2, 3, tutti nei confronti contro il Palermo, bisogna che qualcuno vada a vedere, qualcuno indaghi. Ripeto, io sono da 35 anni nel calcio, ieri sera abbiamo subito una porcheria. Qualcuno alla Procura Federale indaghi e veda. Sabato pomeriggio si torna in campo alla Barbera contro il Pescara. Sì, non sarà una partita facile, come nessuno è facile. In questo momento non sono sereno perché quello che è successo ieri sera naturalmente turba, dopo che gli sforzi, dopo tutto il lavoro che noi facciamo, dopo tutta la realtà che noi portiamo in campo, ecco, questo Palermo è sempre leale, non ha bisogno di nessun favoritismo, ecco, poi troviamo delle cose come ieri sera, naturalmente sballano tutto, speriamo che l'ambiente si riprenda subito. Il Pescara, guidato dal nuovo arrivato Pillon, è reduce da 4 sconfitte nelle ultime 5 gare. Non mi interessa. Andiamo avanti, restiamo sempre in Serie B però, perché c'è un'altra squadra oltre al Pescara che ha cambiato guida tecnica. Si tratta dell'Avellino. La sconfitta casalinga di ieri è stata fatale all'allenatore Walter Novellino, che quindi è stato esonerato. In mattinata è stato ufficializzato l'accordo con il neotecnico Claudio Foscarini. Per lui contratto di 3 mesi fino a giugno 2018. E proseguiamo adesso con lo sport. Scendiamo di categoria, andiamo in
Lega Pro, ripresa odierna degli allenamenti per il Teramo che prepara così il match del Bonolis di domenica prossima contro il Renate. Squadra reduce dal pareggio di Gubbio, un punto importante come sottolineato dai centrocampisti Graziano, autore del gol dell'1-1, e De Grazia. Sentiamo Ania Cantagalli. Giovanni, un punto importante in ottica salvezza che dà continuità alla vittoria contro la Triestina. Forse è mancato qualcosa in fase di ripartenza nel secondo tempo, però insomma c'è da essere abbastanza soddisfatti. Sì, come hai detto tu, è un punto importantissimo perché diamo continuità dei risultati. Dopo la partita di Fermo ci siamo compattati, siamo sempre riusciti a portare via punti, a parte la partita di Sudtirol che è stata strana perché abbiamo subito gol all'ultimo, però oggi diciamo che è prevalsa anche la stanchezza, perché anche personalmente oggi la partita l'ho sentita tanto, il campo era pesante, i punti valevano tantissimo, però noi diciamo che tra virgolette avevamo 2 risultati su 3 e abbiamo portato via un punto d'oro. Sei diventato quasi un portafortuna perché ormai da gare ti schiera titolare Palladini e il Teramo sta andando molto bene. Sì, spero di continuare a portare questa fortuna, sono contento ovviamente prima di tutto per la squadra ma anche personalmente, perché non sono mai, questo è il terzo anno di Lega Pro, mi sono sempre limitato a un gol, quindi diciamo ho superato anche il mio mini record personale, quindi sono contento, speriamo di continuare così. Sei stato molto bravo ad incrociare quel cross di San Domenico, è una cosa che ti è venuta naturale? Sì, diciamo che di testa io quest'anno sono andato vicino più volte al gol e l'ho sempre sfiorato, oggi fortunatamente sono riuscito a impattarla bene, a incrociarla e la fortuna ha girato dalla mia parte. Siamo stati bravi a recuperarla la partita, quindi è un punto che ci accontentiamo, muove la classifica e quindi andiamo avanti così, però nella ripresa sì, potevamo fare qualcosina di più. Magari in un altro momento prendere gol dopo 4 minuti dall'avvio di gara il Teramo avrebbe rivisto i fantasmi, invece di buono c'è stata la reazione. Sì esatto, mi hai detto tu, dopo 5 minuti per qualsiasi squadra è sempre un colpo grosso, però noi siamo riusciti a continuare a giocare con calma e abbiamo ripreso la partita grazie al gol di Giovanni, ma è stato l'atteggiamento della squadra che fa vedere che ci siamo e siamo vivi e in alcuni momenti, come hai detto tu, forse saremmo stati capaci. Si torna al Bonolis domenica prossima, guardiamo già un attimo al futuro, sarà fondamentale magari provare a vincere contro il Renate. Beh certo, sicuramente andremo al Bonolis per fare bottino pieno e chiudere al più presto quello che vogliamo tutti. Restiamo al calcio, scendiamo ancora di categoria. Si giocheranno domani 2 gare di recupero per il girone F di Serie D, Fabriano Cerreto Pineto e l'Aquila Campobasso. Quest'ultima era una partita a rischio per un debito che l'Aquila ha con la Lega, ma è stato trovato un accordo per rateizzare. Resta comunque una situazione complicatissima a livello societario per il sodalizio rossoblu. Sentiamo il servizio. Domani l'Aquila Calcio alle ore 15 allo stadio Gran Sasso affronterà il Campobasso per il recupero. Era una gara fortemente a rischio per i soldi che l'Aquila Calcio deve alla Lega, ben 13.000 euro che la Lega aveva chiesto prima della gara, ma sembra stato trovato un accordo per rateizzare la somma. Ieri la squadra, agli ordini del tecnico Pier Francesco Battistini, si è ritrovata allo stadio Gran Sasso nonostante fosse una giornata di festa e nonostante i debiti con il comune per la frizione dell'impianto sportivo, decisioni di chiusura dello stadio non sono state adottate e qui rientra anche il buon cuore di comune e dirigenti. Ma anche questa situazione andrà risolta perché l'Aquila continua ad avere un debito con l'amministrazione di ben 135.000 euro e vanno pagati gli affitti settimanali del campo e anche le partite. E dopo i problemi con le utenze a casa dei calciatori e gli stipendi a squadra e staff che non sono stati ancora saldati, si è fermi, lo ricordiamo, a 4 mensilità, l'orizzonte, se non si metterà mano al portafoglio, appare sempre più nero, perché è difficile pensare che si potrà andare avanti senza pagare il campo, senza pagare le utenze, senza pagare gli stipendi e con le ingiunzioni che arrivano. Così alla tiriamo a campare giorno dopo giorno con una squadra che invece continua a lavorare sempre a testa bassa ogni giorno e con quei pochi collaboratori rimasti che con le loro poche forze cercano di mandare avanti la baracca. Ma fino a quando? È tutto per questa prima edizione del TG6. Prima di salutarci vi ricordo il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19 e poi con la terza edizione alle 23. Inoltre che tutti i nostri servizi sono disponibili sia sul sito www.tv6.it che sul nostro canale YouTube. È davvero tutto, grazie ancora e buon proseguimento di giornata.